ho letto a fondo i testi di questo mistico e scrittore spirituale di fondamentale importanza, l'ho percorso grazie alla nuova edizione che è ora a disposizione presso Morcelliana, curata da Alberto Sana, che rende disponibili le redazioni manoscritte dei testi che sono stampati tra il 1682 e il 1683 la prima volta, e che rimangono altrettanto importanti per la tradizione storica delle opere di questo scrittore di spiritualità, e che meritoriamente nell'impresa editoriale che abbiamo oggi a disposizione sono disponibili nella ristampa anastatica. Ricordo che quando settimana scorsa abbiamo inaugurato questo ciclo e abbiamo parlato di un cantiere che stavamo per aprire su questa grande figura di Tommaso d'Aulera. E quando l'amico Doriano Bendotti ha proposto questa idea, perché è stato lui il grande promotore, ci siamo detti: cominciamo a vedere se intanto, aprendo questo cantiere, ci sarà una risposta da parte del pubblico, ci sarà un reale interesse da parte della realtà locale. Ecco, la risposta che questa sera ci viene data conferma il buonissimo risultato già della volta scorsa, e quindi possiamo dire che questo cantiere sta veramente decollando. E tra l'altro dobbiamo anche dire questo: noi abbiamo aperto questa iniziativa contando anche sulla positiva risposta delle istituzioni e delle autorità locali. Allora, questa sera la conferma arriva proprio dal fatto che abbiamo fra noi il rettore della nostra Università di Bergamo, il magnifico rettore professor Remo Morzenti Pellegrini, al quale io adesso cedo la parola per un saluto, e vi prego di accoglierlo con un applauso, perché dimostra anche il grande interessamento della nostra Università di Bergamo nei confronti di questa iniziativa. Innanzitutto grazie per questo invito, ma mio un saluto in ogni caso personale, ma soprattutto dell'istituzione. Questo è un evento che qualche tempo fa, come istituzione, come università, abbiamo voluto condividere con il territorio per diversi motivi. Ha usato prima il professor Pellegrini, ha usato il termine di cantiere, che è un termine che si sposa molto bene con l'attività dell'università, nella dimensione o nel momento in cui si rapporta con il territorio. Non stancherò mai di ripetere che l'università si occupa di didattica, di ricerca, deve far bene queste due missioni, ma poi c'è una missione che è altrettanto importante, viene definita oggi come la terza missione, cioè divulgare la didattica e la ricerca nella società in cui la stessa università è immersa. Quindi ogni occasione è utile per affiancare il territorio in una crescita, in una progressione, e un tema guida come quello dell'approfondimento di una figura come quella di Fra Tommaso, che è entrata ormai nella consuetudine del territorio, ma che si presta molto bene ad un approfondimento soprattutto di natura storica. Non a caso con il mio collega Pellegrini abbiamo volentieri aperto questo cantiere, che appunto testimonia la presenza dell'Ateneo a fianco del territorio al quale fa riferimento. Quindi grazie per aver condiviso con noi, con l'istituzione, questa iniziativa. Spero che si possa anche in futuro ospitare in università un approfondimento di natura storica, soprattutto su questa figura che, come vi dicevo, si presta molto bene anche ad analizzare la storia della nostra società. Quindi grazie, un benvenuto al nostro ospite che
mi sia consentito, ringrazio indirettamente per la sua presenza, ma soprattutto che questa sia una ulteriore occasione di crescita, di approfondimento e soprattutto di ricerca. Quindi grazie per questa occasione. Grazie. Bene, ringraziamo ancora il magnifico Rettore e davvero contiamo proprio sull'interesse anche proprio istituzionale della nostra Università per proseguire questa iniziativa appunto di riflessione e di approfondimento che coinvolgerà sempre più tutte le realtà e le forze che presenti sul nostro territorio e tutte, credo, intensamente coinvolte in questo percorso di riflessione. Ora, lunedì scorso abbiamo aperto questo itinerario affidandoci alle grandi competenze del professor Mario Rosa, riconosciuto maestro degli studi di storia religiosa dell'età moderna. E quindi abbiamo veramente avuto una grande emozione, un grande privilegio intellettuale. Ma questa sera il privilegio e l'emozione non saranno da meno perché abbiamo con noi il professor Giacomo Iori, che è uno dei massimi esperti di mistica italiana del Seicento e che è autore, fra l'altro voglio mostrarvelo, è autore di questa antologia dei mistici italiani pubblicati da Einaudi nella collana Millenni, cioè una delle sedi editoriali più prestigiose che si possano immaginare per un'opera di questo tipo. Il professore e amico Giacomo Iori è professore straordinario di letteratura italiana presso la facoltà di lettere dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano. È un grande esponente, un grande, stavo per dire, prodotto, se mi è consentito questo termine, della scuola di un maestro di prestigio internazionale come Carlo Ossola, e quindi abbiamo qui fra l'altro attraverso di lui anche in qualche modo la presenza di riflesso di un grande maestro come Carlo Ossola, che è fra l'altro amico fraterno di Mario Rosa e condirettore della rivista di storia e letteratura religiosa, quindi in qualche modo, se volete, la famiglia intellettuale è sempre la stessa. E questa è una garanzia di altissima qualità dal punto di vista degli studi. E d'altro canto noterete anche un altro dato, la straordinaria eleganza e squisitezza nell'esposizione e nel porgere i risultati della ricerca. Sembrano doti naturali, ma in realtà vi posso dire che sono virtù acquisite attraverso una disciplina molto rigorosa. Ed è uno dei segni, fra l'altro, della scuola di Carlo Ossola e direi un po' di tutto questo ambiente che si qualifica appunto come protagonistico sul piano degli studi di storia religiosa. Giacomo Iori non è solamente esperto di scrittori mistici. Vogliamo ricordare, nella sua ampia produzione, almeno un altro aspetto che ci sollecita molto da vicino in quanto bergamaschi, perché Giacomo Iori è anche un grande studioso di Torquato Tasso ed è, fra l'altro, studioso del Tasso nella sua dimensione religiosa. Quindi abbiamo fra noi, tra l'altro, un grande esperto di Torquato Tasso religioso, quindi la dimensione appunto e la produzione e il lato, per così dire, religioso questo grande personaggio che noi giustamente annoveriamo tra le nostre glorie locali. Quindi, fra l'altro, vi posso anticipare che in futuro, non dico che è una speranza, ma è veramente una promessa, riavremo Giacomo Iori fra noi qui a Bergamo, ma lo chiameremo in qualità di esperto di Torquato Tasso e sentiremo da lui alcune parole, credo, particolarmente illuminanti proprio su questo aspetto relativo alla dimensione religiosa di questo straordinario personaggio. Ma veniamo appunto a noi e a stasera, all'appuntamento di stasera, adesso gli cedo la parola. Diciamo che non ci poteva essere veramente persona migliore di lui per introdurci dentro quel complesso mondo religioso culturale che sta in qualche modo alle spalle e accanto alla figura di Tommaso d'Aulera.
Lunedì scorso, nell'avviare il nostro percorso di riflessione, abbiamo ricordato doverosamente la figura di un grande studioso cappuccino bergamasco, prematuramente scomparso alcuni decenni fa, cioè il padre Gian Maria d'Aspirano, che è stato l'autore del primo studio sistematico, metodologicamente anche fondato, sulla figura e sull'opera di Tommaso da Olera. Ecco, abbiamo detto appunto che questo era stato l'avvio di una monografia che poi non venne mai, perché appunto questo padre cappuccino ci ha lasciati. Ma possiamo dire appunto adesso, e con competenze anche estremamente ampie, la scuola di Carlo Ossola, Giacomo Iori in modo particolare, in qualche modo si avviano in qualche modo a riprendere un po' questa sfida, a portarla avanti e a portarla verso nuovi traguardi, anche fra l'altro ovviamente metodologicamente molto più aggiornati. E quindi davvero per noi è un privilegio stasera poter ascoltare dalla sua bocca una serie di considerazioni, di cui fra l'altro io ho avuto qualche anticipazione in privato e le ho trovate straordinariamente interessanti, proprio su Tommaso da Olera come scrittore religioso, e direi anche appunto, pur essendo un illetterato, comunque un personaggio certamente ferrato sul piano culturale. Ecco, gli lascio la parola con molti ringraziamenti. Grazie a te caro Marco. Allora, reverendi padri, magnifico rettore, signore e signori, io sono molto emozionato e quasi confuso di trovarmi qui davanti a voi, anche perché dopo la presentazione di Marco Pellegrini non potrò che deludervi, quindi insomma quello che farò sarà semplicemente darvi qualche riscontro, impressione di un lettore, sì, di testi spirituali e in questo caso di Tommaso da Olera. Sono particolarmente grato a Marco Pellegrini di questo invito, intanto per una ragione: lui ha avuto la generosità di ricordare questo volume, Mistici italiani dell'età moderna, che ha oramai 10 anni, quindi trovo così nella coincidenza significativo che siano passati 10 anni, e vi confesso subito, ha una pecca tra le tante che può avere, nell'indice di questo volume manca Tommaso da Olera. Quindi l'occasione che mi offrite questa sera è, dopo 10 anni, di rimediare a questa mancanza. Si diceva prima che c'è un altro autore bergamasco, Sisto De Cucchi, da Bergamo, ma manca Tommaso da Olera. Allora, avevo un numero di pagine, insomma, non voglio trovare scuse per questo. Non era facile, sempre facile, accedere alle fonti, non esisteva ancora l'edizione sana che abbiamo qua davanti a noi di questo scrittore spirituale fondamentale, per ragioni che proverò a dirvi, e non era facilmente accessibile, almeno nell'ambito in cui mi trovavo io, che era quello di Torino in quel momento, e di Roma, l'edizione antica degli scritti di Fra Tommaso, Fuoco d'amore, nelle due edizioni 82-83 del 600, eccetera, eccetera. Insomma, fatto sta che, ahimè, è rimasto fuori. La cosa, lo dico subito, anche per dichiarare, come ha già in parte fatto Marco, un po' di genealogia, di scuola, è tanto più colpevole da parte mia, perché aveva scritto di questo quasi santo, insomma, di questo beato e scrittore spirituale, il maestro dei maestri, cioè Giovanni Getto. Se mi ritrovo dentro una famiglia, un'area di famiglia fra studiosi, che annoverano nomi quello di Mario Rosa, di Carlo Ossola, in un luogo, in un'istituzione come la rivista di storia e letteratura religiosa, perché alle nostre spalle c'è stato uno dei due fondatori, insieme al Cardinal Pellegrino, della rivista di storia e letteratura religiosa, cioè appunto Giovanni Getto, che veramente da pioniere scrive un testo, un capitolo della sua letteratura religiosa che ho qua, pionieristico, si può dire, credo, un contemplativo popolare Tommaso da Bergamo. E quindi, diciamo, avrei proprio non dovuto eluderlo, quindi mi date veramente la maniera di rimediare. E nel tentare di rimediare a questo, prometto che, ma lo prometto a me stesso, chi importa qualcosa, insomma, che davvero mi interessa poter scrivere qualche cosa su questo autore, e
che diciamo proverò a dirvi perché secondo me in un quadro, in un panorama complessivo della mistica in età moderna tra 5 e 600 è una voce profondamente originale e anche rileggendolo appunto oggi, avendo l'edizione degli scritti quasi completa, persino sorprendente. Però parto da lontano, diciamo, io sono italianista, quindi diciamo, il mio approccio è letterario, storico, ma insomma non storico puro, quindi vi voglio leggere, voglio condividere con voi una pagina di un grande romanista qual è stato Ernst Robert Curtius, perché in questa pagina, che riguarda tutt'altro il teatro di Hofmannsthal, quindi completamente altro, però ci fornisce una specie di affresco storico del contesto, appunto, storico nel quale Tommaso d'Aulera si trova nel momento forse più fecondo della sua attività ad operare, cioè la corte asburgica, l'Austria degli Asburgo, fedeli a Roma, alla Controriforma e alla irradiazione della Controriforma, e tra, diciamo, coloro a cui si deve il fatto che il barocco, quella cosa che chiamiamo barocco, sia uno degli stili, insieme al gotico, che unificano in età moderna quasi l'Europa intera, quasi, diciamo, almeno nei paesi di osservanza cattolica. E allora leggo questa pagina quasi così, un po', diciamo, introduttivamente, proprio come affresco storico. All'austriaco Hofmannsthal, sappiamo, Tommaso d'Aulera muore a Innsbruck, trascorre del tempo a Vienna, in contatto con l'imperatore d'Austria, con l'arciduca, eccetera, eccetera. Le grandi immagini del tempo della supremazia spagnola non dovevano mai essere estranee. Come Grillparzer, altro drammaturgo di fine 800, inizio 900, sentiva che la Spagna apparteneva in qualche maniera alla storia austriaca. È la Spagna nella quale emergono a metà 500 almeno grandi fenomeni mistici come quelli rappresentati dalla riforma del Carmelo da parte di Teresa d'Avila e appunto di San Giovanni della Croce. Quindi è questa Spagna cattolica e mistica. Dimentichiamo che irradia poi in tutta appunto l'Europa cattolica e non soltanto. Dimentichiamo troppo facilmente che questa trasversale, da Carlo V al cuore del secolo XVII, ha determinato lo stile della civiltà europea. Per lo Stato e per la Chiesa, come per l'arte, il costume e lo stile di vita. La Francia stessa è stata tributaria a Madrid della sua civiltà fino all'epoca di Luigi XIV e Versailles è un escorial tradotto in francese. Soltanto dopo la pace dei Pirenei, nel 1659, la Francia comincia ad avere la supremazia in Europa e da allora questa supremazia si afferma e si radica così potentemente con tutti i mezzi della politica e della cultura che ancora oggi ha quasi cancellato, si chiede anche il perché Curtius di questa prospettiva, guardando la storia europea in età moderna dall'Austria falsata, ha quasi cancellato dalla prospettiva storica la vecchia egemonia ispano-austriaca. L'immagine che noi ci facciamo comunemente della storia ci mostra lo splendore del Rinascimento italiano, la forza della fede della Riforma germanica e la potenza dello spirito francese a cui ancora Federico il Grande rendeva omaggio come tappe dell'umanità fino alla soglia del secolo XIX. Ma non c'è solo questo. Sono state la storiografia francese e quella protestante del Nord Europa a formare una tale immagine. Ma viste da Vienna, le cose avevano un altro aspetto, vista da quella Vienna con cui entra in contatto il nostro Tommaso d'Aulera. Tra l'altro con questa congiunzione tra punto minimo rappresentato da un luogo in provincia di Bergamo e dalla corte imperiale. Nella tradizione dinastica, nella pietà popolare creata dalla Controriforma, e qui siamo proprio dentro il fenomeno che ci interessa, la parabola storica, biografica e anche spirituale che ci interessa, e nell'estetica barocca si trovavano ancora vive le tracce dell'antico legame con la Spagna.
Il poeta austriaco, cioè Hofmannsthal, non aveva bisogno di romantiche magie per far sorgere il miraggio della Spagna. La Spagna gli era vicina nei mille nessi storici, ancora viva. Ecco, la Spagna e anche, diciamo appunto, la Roma cattolica che dopo il Concilio di Trento, anche molto dopo, diciamo, irradia questo sforzo di riconquista nei paesi cattolici e che è appunto il quadro, la cornice nella quale si spiega l'apostolato e la missione, insomma, di Tommaso da Olera, che scambia persino lettere con l'imperatore d'Austria, quindi insomma con uno dei grandi potenti di quel tempo, di quel momento. Abbiamo a disposizione la sua opera, è qui davanti a me, non proprio tutta, mancano ancora le lettere. Una studiosa di cui ho qui un saggio si sta occupando delle lettere, è una storica, Alessandra Bartolomei Romagnoli, il cui articolo è stato pubblicato, credo in un'iniziativa analoga a questa, abbia elaborato questo saggio, è utile, ma ve ne parlerò dopo, si sta occupando dell'epistolario. Devo dire, l'epistolario è particolarmente interessante perché è la sede dove emerge dal punto di vista testuale questo rapporto con la politica della cultura spirituale di Tommaso da Olera, con la politica, appunto, con la corte asburgica. Diciamo, presenta una tripartizione l'opera di Fra Tommaso. Lo sapete, ma vale la pena ripercorrere questa struttura dell'opera. Dico struttura anche perché è questa nell'edizione seicentesca. Una selva di contemplazione, sono degli scritti in prosa per la meditazione, secondo una linea francescana che ha una origine medioevale e una durata lungo tutta l'età moderna fino all'Ancien Régime, le meditazioni Svite Christi, eccetera, della tradizione francescana, a cui offre Fra Tommaso materia, insomma, testi per la meditazione, per l'orazione mentale. Si deve proprio a Giovanni Getto l'osservazione, la notazione della qualità letteraria di queste pagine. Apparentemente è, come scrive anche Alberto Sana in una delle introduzioni a uno di questi volumi, un idiot savant. Tuttavia un idiot savant che sa scrivere, anche se magari dissimulando una certa simplicitas nella sintassi, ma io credo che si tratti solo, come dire, di una sorta di dissimulazione, sa controllare molto abilmente, molto sapientemente la scrittura. Sarebbero tante le pagine che si possono citare, ne ho tratta qualcuna, vi sono proprio degli inserti descrittivi e narrativi di grande fascino. Spiccano ad esempio quelli dedicati a Maria. Tra i temi recepiti della spiritualità di Fra Tommaso c'è un certo accento sulla spiritualità e sulla devozione mariana. Stava Maria nella sua santa casa, lavorava in cusire, questa patina dialettale, stava in altissime contemplazioni, si ritirava 7 volte al giorno a contemplare il Dio avendo imparato da David, e si bene lavorava, contemplava anche il Dio altissimamente, sempre laudava e così via. È quasi una specie in questa prosa offerta alla meditazione di scrittura di un apocrifo sulla storia sacra, è come una specie di grande ultimo apocrifo sulla storia evangelica, questa cospicua selva di contemplazione che ha appunto dal mio punto di vista una notevole qualità letteraria. C'è, avrei dovuto dirlo prima ma l'ho dimenticato, lo mostro adesso, terzo volume dell'edizione di Alberto Sana, questi concetti morali contro gli eretici e trattatelli ascetici. Sappiamo che è stato nel suo apostolato di riconquista cattolica Fra Tommaso anche appunto controversista, anche se con un accento molto speciale, anche questo notato da Getto, una controversistica più, diciamo, affettiva che intellettualistica, insomma.
C'è un dato interessante, ho letto il testo, ho notato che ha delle parti dedicate al tema del purgatorio, che è una delle questioni sensibili nella controversistica antiprotestante, perché i luterani negano naturalmente per ragioni teologiche l'importanza, se non persino l'esistenza del purgatorio. Questo è una questione che è ben lungi dall'essere risolta, tantomeno da parte mia, ma mi sono domandato, ne parlerà probabilmente Marco Pellegrini sì, la prossima volta. È un dato significativo che un po' meno di un secolo prima proprio Ochino aveva scritto, Ochino che è stato un trauma per l'ordine dei Cappuccini a cui fra Tommaso appartiene, scrive nel 1557, viene pubblicato, mi pare, proprio un trattato del purgatorio. Insomma, questo idiot savant sembra sempre più savant e sempre meno idiot, insomma, così questa è stata l'impressione che mi ha fatto. Poi c'è, ed è forse il testo dal mio punto di vista così di lettore di spiritualità mistica, questo grande volume che raccoglie i suoi scritti spirituali e che si intitola Scala di perfezione. Sono vari trattati di istruzione sulla via ascetica e mistica verso appunto la perfezione spirituale. E devo dire, qui ritorna in gioco l'importanza di questa edizione, è particolarmente meritorio, ci tengo a dirlo, nel piano dell'edizione pubblicata presso Morcelliana, il fatto che oltre al grande impegno filologico di Alberto Sana sulle redazioni manoscritte delle opere di Fra Tommaso, si sia provveduto anche a ristampare in edizione anastatica la stampa del 1682, apparsa poi un anno dopo a Napoli. È un testo fondamentale perché ci consente di leggere questi scritti nella prospettiva storica, certo un po' di decenni dopo in cui sono stati scritti, in un momento della storia della Chiesa particolarmente delicato perché stava crescendo la querela, stava quasi per divampare la querela sul pietismo, eccetera, eccetera. Però diciamo in un contesto spirituale e storico vicino a quello, sicuramente più del nostro, a quello in cui questi testi sono stati pensati e scritti. E qui, diciamo, balza alla nostra attenzione una notazione di Getto, non è che lo voglia elogiare perché mi è caro per ragioni di scuola, tra l'altro Getto non è stato il mio maestro, è stato il maestro del mio maestro, c'è una qualche ragione affettiva, ma insomma, scrive Getto che se c'è un tema per cui è fondamentale la scrittura spirituale di Tommaso da Olera è il tema dell'amore divino. Allora, sembrerebbe un'ovvietà, ma non lo è, perché non è così per tutti gli autori spirituali. Se noi andiamo a prendere, non avevo ancora l'anastatica dell'edizione antica, che è particolarmente arduo da trovare dalle mie parti, la tavola delle cose notabili dell'edizione 1682, trova conferma l'osservazione di Getto: al centro di questa spiritualità vi è il tema dell'amore divino, perché tavola delle cose notabili, insomma indice dei luoghi rilevanti di questo volumone, scala di perfezione di questa serie di trattati, la prima voce è Adamo, è d'accordo, siamo là, l'ordine alfabetico, Adamo caduto per invidia del demonio, una voce, pagina 2. Poi affetti, d'accordo, una spiritualità affettiva, aspetti di contemplazione sopra il capo di nostro Signore, vedete la questione della meditazione, dell'ascetica, sopra il cuore di nostro Signore, Mario Rosa vi ha parlato a fondo del tema, credo, della devozione al Sacro Cuore, poi agno pasquale mangiato da Cristo e poi amor di Dio. E la voce amor di Dio, mentre le prime che ho citato hanno ciascuno una stringa, un'occorrenza, la voce amor di Dio dura più di una pagina. Cioè si vede subito nell'indice dell'edizione 1682 che il perno, come osserva Getto, che non ha ancora l'edizione Sana a disposizione, di questa spiritualità è il tema dell'amore divino.
Ma non è, adesso non vi sto a tediare a leggere tutte le voci, andrebbe visto come questo elenco si articola proprio con straordinaria coerenza nella struttura anche teologica e di pensiero con cui Fra Tommaso declina e articola il tema dell'amore divino nei suoi trattati. Altro che idiot, è profondamente savant. Ma non è tutto, è solo la questione Deus Caritas Est, cioè che fisionomia ha l'amore nell'opera di Fra Tommaso. È il puro amore, che non è un amore qualunque. È, dipende, come dice Fra Tommaso, dall'amore increato, cioè dal Dio carità, da cui discende per gli uomini questo puro amore. È l'amore dei mistici, quello incondizionato, che non chiede nulla in cambio. Nelle letture dei mistici del Seicento, dei testi canonici della letteratura italiana, per intenderci è l'amore di Griselda, l'ultima novella del Decameron del Boccaccio. L'amore che tutto sopporta, carità perfetta e appunto incondizionatamente non chiede nulla. Questo è il puro amore. Ma sappiamo anche che il puro amore, proprio negli anni della querelle pietista, sarà una delle categorie teologiche intorno a cui la querelle si annoda e appunto divampa. Questo autore, François de Fénelon, autore delle Exposition sur les Maximes de Saint, verrà condannato e messo all'indice e dovrà ritrattare proprio perché ha scritto in maniera radicale di questo tema, del puro amore. Ma fin qui siamo ancora, diciamo, dentro un'articolazione del tema dell'amore divino come puro amore, che è stata studiata, è un saggio oramai anche noto, quello di Jacques Lebrun, che ha studiato Le pur amour de Platon à Lacan. E poi ci sono tanti altri studi locali sui vari autori, soprattutto Fénelon, che è stato il grande teologo del puro amore. Qui vale la pena sottolineare, appunto, di nuovo, quanto poco idiot e quanto savant sia Fra Tommaso, tenendo conto che Fénelon è l'istitutore del Delfino di Francia, cioè del nipote di Luigi XIV, se non ricordo male, insomma, le parentele. Perciò, diciamo, iniziamo a capire meglio perché l'imperatore d'Austria lo voleva come proprio interlocutore. Se lo stesso tema è al centro della scrittura spirituale, un po' di decenni dopo, siamo alla fine del Seicento, dell'istitutore del Delfino di Francia, arcivescovo di Cambrai, eccetera, eccetera. Ma non solo, la consonanza di temi è più forte, perché allora quello che vi sto dicendo in qualche modo nel contributo di che vi ho citato prima, di Bartolomei Romagnoli. Ecco, dell'Alessandra Bartolomei Romagnoli, che si intitola appunto, riprendiamolo, Il beato Tommaso d'Aulera, mistico cappuccino e teologo del puro amore a Fiora. Ma c'è un altro fatto che l'indice dei nomi dichiara subito. Questo puro amore è connesso con un altro tratto, è amor di Dio puro, retto, filiale. Questo è sorprendente, almeno per noi che siamo nipotini o pronipotini di Freud. Amore filiale. Ma non immaginavamo che incondizionato, scusate se la faccio un po' colloquiale, un po' banale, ma insomma che incondizionato fosse l'amore dei genitori nei confronti dei figli. Non dei, i figli hanno il compito di ucciderli, padre, non di amarli incondizionatamente. Beh, qui Fra Tommaso è perfetto interprete della teologia, ma persino dell'antropologia di antico regime. Fénelon, l'autore dell'Explication sur les Maximes de Saint, scrive come opera testamentaria, per cui diciamo ha segnato una tappa miliare nella storia della letteratura, non solo francese, ma di tutti i tempi, scrivendo un romanzo nel quale inscrive persino la sua teologia del puro amore, dedicato alle aventures de Télémaque, cioè al mito di Telemaco, in chiave mitologica, riscrivendo appunto in qualche modo il tema di questo amore filiale che spinge Telemaco incondizionatamente a mettersi alla ricerca di un padre assente. E questo libro, che ho qua, è stato 1699, scritto come libro pedagogico per il Delfino di Francia ed è anche il libro più letto
insieme alla Bibbia, di tutto l'Antico Regime, che smette di essere ripubblicato soltanto quando l'Antico Regime in Europa finisce davvero, cioè con la Prima Guerra Mondiale, cioè quando l'Impero Asburgico viene dalla Prima Guerra Mondiale, pardon, ho detto forse seconda, dalla Prima Guerra Mondiale viene spazzato via. Io credetemi, ho dimenticato Fra Tommaso nella mia antologia di 10 anni fa, ma di mistici ne ho letti tanti. Gli unici due nei quali così esplicitamente, così sistematicamente, il puro amore, cioè l'amore incondizionato che non chiede nulla in cambio, si associa al tema filiale, è amore increato che discende da Dio, o meglio non è amore increato, ma è un amore che discende dall'amore increato ed è come l'amore del figlio nei riguardi del padre, sono Tommaso d'Aulera e François de Fenelon. Al punto che è un vero leitmotiv del libro, della Scala di Perfezione, questo tema, ricorre continuamente, non sto a tediarvi leggendo, ma mi ero messo tutti i miei fogliettini, io ragiono sempre da persona che insegna, quindi agli studenti bisogna far vedere i testi, eccetera, insomma, poi vedo invece l'orologio che segna il tempo, ma davvero fidatevi, se scorrete e leggete questo volume, è il grande tema che ricorre continuamente, ma in più ricorre associato ad un versetto biblico, ad un versetto evangelico, che è una specie proprio di contrassegno della spiritualità e della teologia di Fra Tommaso, ed è un versetto che è al cuore dell'antropologia, non solo della civiltà di Antico Regime. Matteo 5,48, estote, e spiega les aventures de Telemaque, estote vos perfecti sicut et pater vester perfectus est, siate perfetti come perfetto è il vostro padre. Persino l'estetica di Antico Regime si fonda su un principio di imitazione che colloca al proprio orizzonte il principio di autorità, di un'autorità paterna che va amata e imitata incondizionatamente. Questo è il modello pedagogico proposto da Fenelon alla corte di Francia, per il Delfino di Francia. Fenelon che è, come dire, tutto quanto impregnato di una teologia del puro amore che gli costa anche per i suoi accenti troppo radicali una condanna. Ebbene, tutto questo lo troviamo, ho fatto il conto di quante volte grazie all'indice dei luoghi biblici ricorre il versetto Matteo 5,48, credetemi sono numerose volte, insomma, tanto da fare di quel versetto il vero perno della mistica e della spiritualità di Fra Tommaso. Insomma, davvero, quindi, molto savant, poco idiot, rimane da studiare a che cosa si deve tutto questo, da quali canali lo prende, come si forma. Non sono in grado di dirlo, basterebbe questo, però sarebbe dovuto bastare 10 anni fa a indurmi ad antologizzarlo e magari sacrificare, faccio un po' di palinodia, qualche altra pagina che c'è in questo libro. È possibile, perché circolava a stampa, che Conti, una figura di mistica spirituale di circa un secolo prima, cioè Caterina da Genova, anch'ella autrice di un trattato del Purgatorio, nel quale per verità il tema del puro amore compare, ma non associato al tema filiale, che è il fatto decisivo in Fra Tommaso d'Aulera, quello che lo rende davvero originale. Amore di Dio puro, retto, filiale. E lo ripete infinite volte, spiega anche, forse qualche pagina vale la pena mostrarla, differenza del buon figliolo, cioè sembra di leggere Fenelon decenni prima, differenza del buon figliolo e mercenario servitore, e quanto sottile sia l'amor proprio. L'amore del figlio verso il padre nell'antropologia e nella civiltà d'Antico Regime è quello totalmente incondizionato e radicalmente non mercenario. Dedica pagine e pagine a spiegare come si fa a vincere le insidie dell'amore mercenario, Fra Tommaso. Si trova qualcosa di simile nel Confessore ma di nuovo non con questa forza che ha in Fra Tommaso il tema filiale, nel Confessore gesuita però, Virgilio Cepari di Santa Maria Maddalena de Pazzi. Vediamo un po'.
non è dunque puro amore Dio, ma tiene ancora l'occhio voltato al suo bene privato e proprio, questo Dio, ma poi per il devoto, e così quando pare che l'anima sia giunta a gran grado d'amore, si ritrova ancora imperfetta e interessata, cioè i vari gradi della via mistica corrispondono con il progressivo distaccarsi dall'amor proprio per attingere il puro amore, al vertice concepisce il fedele brama grande di amare Dio con puro e perfetto amore per se stesso e di servirlo, eccetera, eccetera. Ma non c'è ancora il tema filiale. C'è una delle estasi di Santa Maria Maddalena de Pazzi, vertiginosa come sempre Santa Maria Maddalena, che parla del puro amore, si intitola proprio l'estasi del puro amore. Ecco, seguiremo ora il colloquio cinquantesimo, siamo agli inizi del Seicento, seguiremo ora di scrivere il ratto della purità, l'estasi della purezza, cioè nella quale Santa Maria Maddalena de Pazzi parla appunto di che cosa sia il puro amore. E poi, forse ci aiuta a capire qualche cosa di più, Giovanni Bona, un teorico della via mistica a metà del Seicento, nella via breve a Dio, diciamo sembra indicarci che la matrice teologica di questo puro amore che diventa amore filiale sia la Trinità, abbia un'ispirazione trinitaria. In questa pagina, capitolo ventesimo della Via Breve a Dio, l'amore di Dio, che cos'è l'amore, sua origine, prerogative e proprietà, chi deve apprendere la filosofia dell'amore, Dio può essere più facilmente amato che conosciuto, e allorché Dio volge lo sguardo alla sua bellezza ed eccellenza, nasce in esso un incendio amoroso che non ha fine, per il quale il padre ama se stesso e il figlio da lui generato. E a sua volta il figlio rivolge al padre il medesimo amore. Il modello è la Trinità, è la teologia trinitaria di questi mistici. E poi ancora, per il quale lo ama nella misura in cui egli è degno di essere amato, ovvero infinitamente infinita. È nell'infinito della Trinità che si trova la matrice teologica di questo amore incondizionato che diventa nella vita spirituale e nella scrittura spirituale di Fra Tommaso amore puro e filiale. C'è poi, e con questo concludo, c'è poi una pagina molto bella che varrebbe la pena leggere, ma io la parafraso un po' alla buona, di Fra Tommaso, che ci dice una cosa importante, ma insomma questo puro amore come lo si attinge, che cos'è, è davvero solo ascetica, mortificazione, eccetera, ha uno scatto di intelligenza teologica e non solo, anche umana, Tommaso d'Aulera straordinario. Dice no, il puro amore e l'amore filiale è l'amore del desiderio, è l'amore stesso del desiderio, è l'amore di chi, sapendo che l'oggetto del proprio desiderio è infinito, non si appaga di amare delle cose finite. Perché amare il desiderio è più importante che acquietarsi nell'amore di cose piccole, particolari. Grazie. Dunque, vi avevo promesso appunto una squisitezza di tocco nel trattare queste materie apparentemente così pesanti, soprattutto perché contenute in libri così voluminosi, ma noterete invece come dire, la qualità assolutamente aerea di questi scritti di Tommaso d'Aulera, specialmente poi nell'esegesi di uno studioso delle competenze di Giacomo Iori. La sua squisitezza sta anche nel fatto che ci ha messo appetito e desiderio appunto di conoscere di più, e però questo appetito non è stato totalmente saziato, ma questo appunto è anche un espediente proprio per invogliare, per stuzzicarci, appunto, e invogliarci magari ad approfondire maggiormente la conoscenza di Tommaso e della sua opera. E siccome appunto il tempo lo abbiamo, io proporrei magari di dedicare anche un piccolo spazio a qualche domanda o a qualche richiesta di approfondimento, perché qui veramente le cose che tu hai toccato, Giacomo, sono veramente gigantesche, e appunto la tua leggerezza straordinaria di tocco, che appunto è in realtà indizio di una competenza assolutamente vasta, ha anche, come dire, ci ha consentito di assaggiare qualcosa,
e di trovare appunto tutto questo estremamente, estremamente gradevole al palato, ma appunto poi sarebbe molto, molto bello poter andare avanti in questa degustazione, magari appunto, come dire, anche addentando maggiormente appunto la materia. Allora, magari la prima domanda, come appunto di prammatica, provo un po' a rivolgerla io. Cioè, effettivamente è molto molto interessante questo accostamento che tu fai fra Tommaso d'Aulera e Fénelon, perché diciamo che di primo acchito nessuno penserebbe a Fénelon quando guarda Tommaso d'Aulera, non tanto leggendo i suoi scritti ma guardando a lui come figura. Abbiamo infatti un laico cappuccino, ricordiamo che Tommaso d'Aulera non è sacerdote, è un laico che si dichiara illetterato, che è un uomo che si presenta appunto come un uomo del popolo, vicino al popolo, poi arriva a essere a contatto con la corte, ma è comunque emanazione di un ceto, diciamo così, basso della società. Dall'altra parte Fénelon invece è il grande aristocratico, è l'uomo di corte, è altissimo prelato, arcivescovo addirittura, precettore del Delfino di Francia, uomo assolutamente addentro anche proprio a quelli che sono i meandri della corte, appunto dei luoghi del potere. Inoltre Fénelon è esponente di un'etica, quella del puro amore, che ha una lontana tradizione cavalleresca nobiliare, e se vogliamo da questo punto di vista il puro amore è un po' una riedizione barocca di questa etica aristocratica del servizio, del dono, con anche, pensiamo a tutti, anche in retroterra, la poesia cortese cavalleresca, la poesia amorosa, tutte queste cose che ancora nel Rinascimento conoscono appunto nuove, come dire, nuove colorazioni, ma si tratta appunto di una tradizione antica. E Fénelon è sicuramente emanazione, essendo lui stesso un aristocratico, insomma, è emanazione di questo mondo. Ecco, dall'altra, Tommaso d'Aulera a questo mondo è estraneo, almeno come formazione. Sicuramente ci sarà entrato in contatto a un certo punto, però ora veramente io faccio appello alle tue sterminate competenze per illuminarci maggiormente proprio su questo dato. Com'è possibile che un uomo di grande spirito, di grandissima acutezza e profondità come sicuramente Tommaso, abbia potuto sfiorare questi aspetti di una spiritualità che è quella del puro amore, che poi, attenzione, perché ha anche fatto un'allusione importante Giacomo nella sua conferenza, sarà bene ribadire questi punti, queste cose nel giro di pochi decenni diventano molto sospette e addirittura attirano le censure. E anche le condanne. E anche le condanne, perché il puro amore sarebbe la porta da cui passa poi questa spiritualità quietista, che è considerata appunto una spiritualità eterodossa, almeno dalla Chiesa Cattolica dell'Antico Regime. Ecco, ci dici maggiormente qualcosa su questo? Grazie della domanda, però devo dire, sono qui soltanto anch'io con delle domande, non ho una risposta a questo. La prima cosa della tua osservazione è, condivido anch'io, molto giusto, del resto ho citato la novella di Griselda, ragiono da letterato, non per niente. Tutta una parte del Decameron è percorso da un'accezione più antica, insomma medievale, cortese, se non proprio di puro amore, diciamo di servizio oblativo. Basta pensare alla novella di Federigo degli Alberighi, che sacrifica al servizio di Madonna l'unica fonte di sostentamento e anche simbolo araldico dell'appartenenza al suo ceto che gli rimaneva, cioè il falcone. Vabbè, ma tutto questo come arriva a fra Tommaso? Io onestamente non ho una risposta. Permea la civiltà spirituale di antico regime, devo dire, però appunto Tommaso d'Aulera ha, ma dico non perché siamo qui fra devoti di fra Tommaso a Bergamo, è proprio così. In nessun altro autore il tema del puro amore si associa così tanto fortemente, come dicevo prima, al tema filiale. E a che cosa questo si debba, io onestamente non so dare risposta in questo momento. È un tema di ricerca. Io, quando mi è stato chiesto di dedicarmi a questa lettura, l'ho fatto, ma proprio come, con lo spirito di chi incomincia un percorso, non di chi
lo conclude. È un cantiere. Quindi, sì, non ho una risposta da dare. C'era un'altra cosa che però è emersa dalla tua osservazione, ma mi è passata di mente, ma era interessante. Quietismo? Sì, era il tema del quietismo. Sì, perché questo puro amore diventa così incondizionato che tra i vari aspetti che diventano sospetti e poi passibili di essere condannati, c'è anche il fatto che diventa ininfluente, e questi autori teorici lo scrivono, se si meriti la dannazione o la beatitudine, ad esempio. E diventano meno importanti le opere, eccetera, eccetera. Perciò, diciamo, questa dottrina verrà condannata, come avviene in questi casi e nei processi per eresia, anche con delle sottigliezze che sono state studiate nel caso delle esplicazioni di Maxime de Saint de Fénelon, anche nei minimi dettagli. Basta leggere appunto non solo le pagine di Jacques Lebrun, ma di tanti altri autori. L'unica cosa che mi sento di ribadire è proprio in tutte queste pagine, c'è un trattato che addirittura lo porta nel titolo, il titolo editoriale. Il tema che vi dicevo si intitola, infatti, Trattato, vediamo un po', dell'amore verso Dio, ad un suo padre superiore che gli comandò che scrivesse dell'amor mutuo fra Dio e l'anima, eccetera, eccetera, e poi Trattato 7, ovvero primo dell'amore puro, retto e filiale, ed è una sublime teologia. Vedete, lo sottolinea proprio con grande forza. Del resto, lettore di quell'edizione, come già vi dicevo, Getto a propria volta scrive, dove è finito, ecco qua, e nel trattato dell'amore puro, retto e filiale, che contiene le pagine più belle del Cappuccino, si insiste continuamente sull'amore che non deve cercare un premio. Diciamo, è proprio inscritto, secondo me davvero, non è da trascurare che ci sia una matrice nell'ispirazione trinitaria di queste pagine mistiche. Lo si vede, non l'ho letto, non ho avuto tempo e non volevo nemmeno tediarvi con il leggerlo, ma in una santa che invece viene da una famiglia aristocratica come la famiglia Pazzi, Maria Maddalena de Pazzi, in quella estasi della purità, cioè della purezza, vale a dire dell'amore puro, si parla dell'amore puro davvero collegando il tema alla teologia trinitaria, la figura della Trinità. Perciò, diciamo, deriva probabilmente da una meditazione intensa, corredata dell'ascolto di chissà quali predicatori, della lettura di chissà quali pagine di questi temi. Secondo me, alla luce delle pagine che ho percorso, è possibile che il modello sia proprio quello di una teologia trinitaria, meno quello che so appunto dell'antico retaggio della civiltà cortese, sicuramente. Anche se io non ho citato del tutto così arbitrariamente la novella di Griselda. Proprio Jacques Lebrun ha dedicato un capitolo del suo saggio, quello che ho già citato più volte, alle letture seicentesche, certo in un ambito colto, da parte chi leggeva il Decameron, le letture seicentesche e mistiche della novella di Griselda. Per cui la novella Griselda, il personaggio di Griselda, viene visto, ad esempio, nella donna di cui François de Fénelon era confessore, Madame Guyon, aristocratica, che interpreta in chiave spirituale come allegoria del puro amore il personaggio di Griselda, e questo appunto studiato da Jacques Lebrun. Perciò in un ambito colto e letterato, ma bisogna stare attenti, non è che Fra Tommaso fosse illetterato, ma faceva parte del programma dell'ordine al quale aveva scelto di appartenere, simulare di essere illetterato, cioè, come dire, di una simplicitas, ma questo si vede anche nelle letture moderne di Jacopone, una simplicitas che fa parte di un programma spirituale. Poi, insomma, un autore che ha questa lucidità spirituale e teologica mi sembra più colto che no, insomma, che illetterato.
Abbiamo anche l'accostamento con Jacopone da Todi. Che cita, che è citato da Fra Tommaso. Allora, c'è Monsignor Zanchi che direi che è la persona più indicata per, in qualità di docente di storia della Chiesa al seminario. Non è detto amore del desiderio, se del desiderio è genitivo soggettivo o oggettivo. Proviamo a leggere, così lo interpretiamo. Riprendiamo questa pagina che... non ho preso prima, è una bellissima pagina, è molto... così, anco quanto maggiori saranno i desideri nostri, anco il premio e la corona sarà maggiore, e per questo chiamò Dio Daniele vir desideriorum, Daniele 9,23. Questi contemplativi sono quelli che operano con opere grandi ed anco operano poi con desideri grandi, ardenti ed efficaci. Oh, quante cose avrei da dire intorno a questi desideri, ma li lascerò praticare agli innamorati figliuoli. Vedete, sono sempre i figliuoli, camano senza premio ma con fine retto, filiale, perché quest'amore l'insegnerà l'amor del desiderio. Quest'amore l'insegnerà l'amor del desiderio. Dunque lei chiedeva se... No, perché penso alla... L'amore è soggetto che insegna l'amore del desiderio. Il desiderio è oggetto, ma potrebbe anche essere una quinci, in qualche modo un'identità. No, penso all'affermazione agostiniana, l'amor amoris, l'amore dell'amore, cioè... Sì, credo sia qualcosa di molto simile. La traduzione, io l'ho letto un po', che è la... È la traduzione cristiana di Platone, dell'eros, che ha come oggetto l'eros stesso, insomma, è l'amore dell'amore, solo che Agostino lo cristianizza. Ecco, e questo avviene appunto nel De Trinitate di Sant'Agostino. Poi ecco, la tradizione agostiniana in cortesia, perché l'amore cortese non è così fatto, cioè qui è stato detto che è un po' passato, ma l'amore cortese deriva dalla ripresa dell'agostinismo da parte della scuola cistercense di San Bernardo e di Guglielmo di Sentieri. Su questo ha fatto degli studi Leonardi. Certo. Ecco. E questo amore puro, no, che è l'amore è lo stesso amore divino che noi partecipiamo attraverso il figlio, quindi è un amore filiale per quello, certo. Perché il nostro è partecipazione all'amore che il figlio, che Dio figlio ha verso il padre, no? Questo amore puro si traduce diciamo civilmente nell'amore cortese, quindi nel dolce stil novo, ecco Dante, in Dante questo è chiaro e si spiega anche perché c'è in Boccaccio. Questo poi è ripreso dal francescanesimo, da San Bonaventura, prima appunto non a caso cita Jacopone da Todi, e quindi adesso io faccio un po' così, e quindi c'è una forte tradizione che arriva appunto anche ai cappuccini, no? E io non posso che ringraziarla perché ha cominciato a fare quel lavoro di esegesi e di diciamo collegamento alle fonti, la tradizione più antica di questo tema, quindi la ringrazio. È così. Ho letto in questi ultimi tempi San Bonaventura e quindi ecco, si vede proprio, sentendo un po' anche Fra Tommaso da Bergamo, mi sembra che la letteratura francescana fosse comune, ecco, certo. Per loro, perché apparteneva alla loro famiglia, per esempio. Ecco, poi questo dell'amore che non cerca ricompensa, no? Che poi viene proiettato sul fatto: io per amore posso anche andare all'inferno, non mi interessa se andare in paradiso all'inferno, un po', secondo me, un'accentuazione un po' errata di questo tema che già Agostino parla. Agostino comunque Fra Tommaso si lascia andare a scriverlo. Sì, sì. Che introduce la categoria dell'amore filiale e dell'amore servile. Certo. Però vedete che sarà Dio savant, ma
si riallaccia alla tradizione più alta della teologia cristiana. È un filone d'oro della spiritualità cristiana. Secondo me è la vera spiritualità, è la più genuina spiritualità. Però si capisce meglio leggendolo così, cioè muniti di questa dottrina, di questa sapienza esegetica, perché poi aveva udienza presso la corte imperiale. Cioè, diciamo, bisogna dotarsi di questi strumenti. Perché? Io posso solo aggiungere, avendo ripassato un po' di spiritualità luterana in occasione del cinquecentenario che è in atto quest'anno, che appunto una delle grandi fonti anche della spiritualità del giovane Lutero, che è Taulero, e quindi a sua volta poi rientra appunto, perché poi con la mistica renano-fiamminga tutto sì. È una delle c'è la figura proprio della resignatio ad infernum, che è proprio l'accettazione della condanna all'inferno da parte appunto del penitente, che riconoscendosi tale accetta per giustizia questo e ama lo stesso Dio, di un amore appunto filiale incondizionato, perché riconosce da una parte la giustizia che però non cancella appunto questo amore che a questo punto oltrepassa questo, tra l'altro, c'è in Tommaso da Olera, ecco, anche ma in qualche era, punto del esatto, siccome è una cosa che c'è anche nel giovane Lutero, era evidentemente una materia che circolava proprio negli ambienti mistici. Sì. Ad esempio mi ha colpito nella lettura del testo che leggerai tu la prossima settimana, cioè appunto il testo controversistico, se si può chiamar così, che mentre in tanti autori di altra natura, altra tradizione spirituale, prevale il tema della misericordia, non è che non ci sia in Tommaso da Olera, però c'è una certa prevalenza della giustizia sulla misericordia. Proprio diciamo nel modo in cui in una pagina ricorre esattamente quello, più o meno, insomma, non in termini luterani ovviamente, ma quello che tu stavi dicendo, cioè dire, non esageriamo nel chiedere misericordia, ma contentiamoci della giustizia. Ha toccato l'aspetto trinitario. Fra Tommaso da Olera, ricordiamoci che fa erigere la prima chiesa in terra tedesca, intitolata Immacolata, ed è un progetto architettonico. Faremo magari una presentazione degli studi in forma trinitaria, con le tre cupole, c'è un'impostazione trinitaria addirittura della prima chiesa dedicata all'Immacolata, che viene edificata e inaugurata nel 1654, 200 anni prima del dopo. Oggi era intitolata a San Carlo Borromeo perché il dopo non era ancora riconosciuto, però c'era San Carlo Borromeo, Santa Francesca Romana e Sant'Ignazio di Loyola, quindi interessanti della cultura di Porto. Quindi questa impostazione trinitaria, addirittura il progetto di Ippolito Guarigoni lo manda a Vienna a far vedere a Fra Tommaso e dice mi piace, va bene, fatta così. Cioè da un parere addirittura per un aspetto trinitario. Su Bonaventura, nella storia personale di Fra Tommaso, è il suo santo di riferimento. E lui guarisce a Vicenza, mi pare se non sbaglio, che mentre andava a Roma, cade malato gravemente e lo davano per spacciato, dice stavo per morire, ho pregato il mio santo Bonaventura e il giorno dopo poi sono guarito. Quindi aveva questi legami anche con tanti aspetti anche che riguardano la figura personale, la vita personale sua. L'ultimo aspetto della pubblicazione di Napoli, di quella seicentina, che è stata voluta da un altro concilio con fratello suo, Francesco Pino Marino, fratello, cioè col benestare del cardinal Caraccio, perché aveva, dice, un po' un clero spinternato, definisce dal pietismo, per riportarlo un po' all'amore puro, ma governato dalla ragione, come dice Fra Tommaso. Ma non dimentichiamo che Francesco Pino Marino, cappuccino, era fratello ultimo dei fratelli del grande cardinale Ascanio Pino Marino, che era il grande cardinale antipetista del periodo napoletano. Quindi su tutti questi aspetti che lo fanno, dicevo giustamente, fa piacere, non è proprio così idioma, più lo approfondiamo più diventa savanto per figlio. Io volevo dire che è stato bello questa sera che si è emerso che il nostro Tommaso da Olera
proviene anche da una scuola, ha respirato un'aria di francescanesimo. Il tema in Francesco del restituire si collega molto a quello che è l'amore disinteressato in atto, perché Francesco parte da dire tutto quello che abbiamo tutto ricevuto, e quindi è un nostro dovere ricambiare restituire. Anche qui il Fra Tommaso d'Aulera con questo amore filiale riconoscere la paternità di Dio. Io vorrei ricordare anche una cosa, c'è un altro studioso di Tommaso d'Aulera, un sacerdote, Don Enrico D'Ambrosio, che 20 anni fa ha fatto una tesi per baccalaureato, però mistica e politica di Tommaso d'Aulera, 480 pagine, facendo un parallelo anche con altri mistici. E quello che mi aveva colpito di questa tesina, insomma, era che lui ha fatto emergere nel suo trattato agli eretici che Tommaso d'Aulera aveva scritto documento già allora, e con più di 100 volte si rivolge ai fratelli eretici con l'appellativo di fratello, fratello. E questo era proprio nella sua tesi, più di 100 volte per trattatello agli eretici. Io penso che da ribadire, sì, lui stesso si autodefiniva illetterato e lui stesso diceva che l'unico scritto, l'unico libro che ha aperto era Il cuore di Cristo sulla croce. Dopo sì, ha respirato tutta l'aria che avrà sentito anche lui predicato in una... Però ecco, Tommaso d'Aulera che si mette alla scuola del crocefisso, Tommaso d'Aulera che si mette alla scuola della gente che incontra quotidianamente nella questa, come dei grandi signori nelle corti. Quindi una persona che ha raccolto anche una grande esperienza umana, proprio per la sua missione in questo ambito. E direi che, insomma, anche al giorno d'oggi, il preoccuparsi più che di attingere a tante nozioni che ho suonato, impariamo di più un po' la teologia delle ginocchia, un po' di più di preghiera, ripetere anche le gesta dei nostri santi, che insomma allora si riesce anche a penetrare anche in quello che è il sentire di Dio. Grazie. È interessante il lavoro. Tanto la facoltà di Milano c'era, la facoltà di Milano c'era allora, no, io mi insegno. C'era il professore, c'era spirituale, e c'era Muglioli che è morto, non so se D'Ambrosio, Don Enrico, ha fatto la tesi con lui. No, era rettore e Monsignor Amadei quando ha fatto la tesi. Monsignor Amadei che ha seguito la tesi. No, perché poi D'Ambrosio ha preso la laurea, ha fatto la seminario vero in bacellierato, poi ha preso la laurea alla facoltà. Pensavo alla facoltà di Milano. No. Parliamo degli avvocati del diavolo, che sono i teologi censori. Quando hanno esaminato le scritte di Tommaso, hanno detto è originale questo uomo. E riportano un bel passaggio che c'è nel volume Scala di Perfezione, laddove dice Tommaso rivolto a Dio: io vorrei essere Dio e tu Tommaso. Sempre una spiaggia, lui in pratica si identifica nelle intensità, appunto dell'amore del desiderio, a Dio che ama Tommaso, e quindi lui desidera essere Dio e Dio essere Tommaso, perché è tale e tanto l'amore che c'è fra i due che praticamente si identificano, cioè, nel desiderio ovviamente, ma è una esagerazione di tipo mistico, esagerazione che però sottolinea l'aspetto di quanto amore ci fosse in questo fraticello, non a caso chiamato da Guarinoni totus ardens, di un passaggio della prima vita di Tommaso. Certo.
certo. Sentiva, come diceva un altro frate, che è padre Luca da Trento, era un bronzone, come un tizzone ardente, era impossibile non lasciarsi conquistare da questo fraticello. Dio, quella preghiera dell'Absolver di San Francesco, che io, il tuo amore, che io muoia per l'amore, appunto, che amore perché tu sei morto per l'amore mio, cioè prima che l'uomo si rapisca in Dio, c'è Dio che entra in rapimento verso l'uomo, cioè questa quando Tommaso fa questo, vuole mettersi al posto di Dio che ama Tommaso, perché? Perché Dio ama Tommaso in una maniera perfetta, Dio ama Tommaso come ama ogni uomo, ama Tommaso di puro amore e in maniera perfetta. E quindi lui vuole probabilmente no, di amore paterno, ma noi possiamo rispondere solo in amore filiale, ma in qualche modo vuole partecipare, vuole essere anche lui, partecipare dell'amore di Dio verso l'uomo e verso Tommaso. Vorrei aggiungere un'altra cosa a questo. Lui dice, parlando col Signore, perché sono dialoghi che lui ha con Dio, dice: anche se tu, oh Dio, fossi all'inferno, io verrei con te purché tu sia con me. Certo. È un semplice, però è immediato anche. Per dire l'importanza di stare con noi. Ha fatto bene a ricordarlo, l'avrei dovuto fare. Uno degli aspetti anche proprio letterariamente interessanti, poi non è solo un fenomeno, un fatto letterario, anzi non è un fatto letterario, qualche cosa di importante dal punto di vista spirituale, come state dicendo, è proprio questo slittamento delle persone, cioè il fatto che a un certo punto, e non è così frequente nelle pagine degli spirituali, che qualche volta chiamiamo mistici, questa sostituzione, cioè che l'autore parli nella persona di Dio, insomma. Questo è molto rilevante ed è tra gli aspetti fondamentali di questo testo, certo, che dura alcune pagine, in certi momenti si vede proprio che c'è uno slittamento della persona e così come stavate dicendo, vale la pena sottolinearlo, appunto, non è più Tommaso a scrivere e parlare, ma è Dio. Tommaso sottolinea in continuità, non sono io che parlo, ma è Dio, certo, che parla, certo, attraverso di sì, me. Sì, sì, però lì in quel caso lì loro. Io sono diciamo così, la pena, certo. Io sono sì, sì. Diventa esplicito nell'affermarlo, anche proprio nella forma del testo. Non c'è più nemmeno bisogno del dichiararlo, ma direttamente la seconda persona diventa la prima, insomma. Certo. Ma è di nuovo una questione trinitaria, forse, oltre che grammaticale. Credo che Tommaso sia uno dei numerosissimi scrittori mistici di fronte ai quali una persona colta, quale lei è, spero possa a un certo punto dire: questa cosa che Tommaso dice non si spiega sulla base di quanto lui potrebbe aver sentito, e quindi la lasciamo a lui. Perché chi legge, godendo dell'erudizione, arriva a quel punto e dice: qui c'è una sporgenza, c'è un'eccedenza che non viene spiegata dalle fonti letterarie e poetiche, e per cui uno dice: per questo è nato, oddio c'è. Però è bello che dal punto di vista scientifico si arrivi a dire: fin qui è possibile pensare che abbia attinto, da qui in poi no. Certo. Resta lì così, per cui avere, come dire, l'umiltà, che lei mi sembra ha denunciato, di poter dire: questo non si spiega, sì. Non può essere frutto di letture o di ascolti. Poi, sono d'accordo, diciamo, come mostra La selva di contemplazione, è sicuramente frutto di un patrimonio culturale, teologico, spirituale profondamente meditato. Quell'eccedenza si produce nella meditazione, secondo me, cioè il momento in cui, se è così, io lo credo, e credo anch'io che questo richieda un po' di silenzio, umiltà, insomma, quel momento è il momento della meditazione. Cioè, c'è un
patrimonio di figure, di nozioni, di tradizione teologica che nella meditazione possono in qualche modo, diciamo, quintessenziarsi, non so se esista il termine, ma diventare queste pagine, questi pensieri. Diciamo che la mistica per definizione ci chiede di non essere deterministi nell'accostarci ad esse, insomma, le pagine di mistica. Scusi, aggiungo un'altra cosa, e lui usa mensa della contemplazione, è originale o no? Certo, è un termine che ha una origine, insomma, una matrice evangelica. Si è nutrito delle briciole che cadono dalla mensa, e mensa diventa in quel caso poi allegoria, simbolo di quello che sta dicendo. È originale che la chiami la mensa della contemplazione, certo. Questo fa parte di quell'eccedenza della scrittura mistica, insomma, anche una certa, come dire, capacità retorica che non è frutto di della retorica nel senso, insomma, classico, ma che è il frutto di questa invenzione che matura appunto nella meditazione delle fonti, anche semplicemente di un luogo biblico, anche semplicemente di un luogo biblico, che diventa però il respiro di questa scrittura e di questo meditare. Però la parola mensa, il dato significativo e l'unico certo per noi è che è una matrice evangelica. Edit de micis que cadum de mensa, domini su, eccetera. Cioè, diciamo che di fonte si può parlare, ma già è improprio, la prima è senz'altro la Bibbia. E la Bibbia la conosceva Fra Tommaso, per quanto illetterato fosse, sicuramente meglio di me, di certo, di voi padri non oso dire, insomma, ma di molti di noi di sicuro, e quindi era più letterato da quel punto di vista lì di quanto possa esserlo io. Quindi, diciamo, vengono meno, cioè dobbiamo proprio cambiare occhiali quando lo leggiamo e anche quando lo etichettiamo, insomma. Una delle preghiere di San Francesco che recita: rapisca, ti prego, Signore, l'ardente dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto questo cielo, perché io possa morire per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell'amor mio. Se non sbaglio è così, cioè c'è questo incrocio, appunto, e che è la radice francescana della spiritualità del puro amore. Sì. Noi ringraziamo ancora di cuore l'amico e grande studioso Giacomo Iori di questo prezioso contributo.